Condominio, gioie e dolori, croce e delizia, e tutti un po' devono fare i conti con chi non paga le spese condominiali. Cosa si può fare? Ma come centro studi stiamo proponendo, abbiamo proposto, temo che con la nuova finanziaria non si farà in tempo a farlo approvare, di poter far estendere quella norma, l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione, che prevede che l'acquirente di un appartamento si fa carico delle spese impagate dal precedente proprietario per l'anno in corso e per l'anno precedente, fino al momento dell'eventuale pignoramento dell'immobile. Perché cosa si verifica? Che se un condomino non paga, intanto gli altri condomini sono costretti forzatamente a pagare anche per lui, perché se no, è chiaro, l'erogatore dei servizi, riscaldamento, acqua, luce, eccetera, rischia di interrompere il servizio. Quindi forzatamente gli altri se ne fanno carico. Solo che poi, nelle more dell'esecuzione, gli anni passano. Non è che l'esecuzione dura 6 mesi o un anno, dura qualche volta anche parecchi anni. E allora si accumula un credito che non è più coperto da questa norma che dà la solidarietà fra acquirente e venditore, perché si riferisce, ripeto, solo all'anno in corso e all'anno precedente. Allora la proposta era, dal momento in cui è iniziata l'esecuzione, o ancora meglio, dal momento in cui è stato chiesto e ottenuto il decreto di ingiunzione di pagamento verso il moroso, da quel momento le spese vanno riconosciute in sede di vendita, quando sarà venduto l'appartamento, al condominio, e cioè ai condomini che hanno anticipato le somme. Questo per una questione di equità, insomma. Sì, però qui quando si tratta di vendita dell'appartamento, ma ci sono condomini che risiedono, non hanno nessuna intenzione di vendere e continuano a non pagare le spese. Il pignoramento cosa vuol dire? Messa all'asta della loro casa? Certamente sì, è una procedura ancora farraginosa, bisogna dire, a differenza di quello che succede in altri stati europei in cui è semplice vendere l'appartamento, perché il giudice, cioè la giustizia, in qualche maniera affida a un'agenzia immobiliare la vendita e si vende a qualsiasi prezzo. Da noi dobbiamo far fare una stima dell'immobile che spesso è fuori mercato. Soprattutto in questi anni gli immobili si sono sviliti di valore, per cui bisogna fare un'asta, due aste, tre aste, quattro aste, cinque aste e ciascuna costa. Quindi la procedura è non solo lunga ma anche costosa, e poi alla fine si realizza quello che si realizza, con il risultato che si riprende tutto la banca che aveva l'ipoteca sul bene. Quindi i condomini rimangono a piedi. Neanche risarciti dell'anticipo e quindi del credito che hanno. Esattamente, esattamente. Si trovano ad avere anticipato per conto del condomino moroso senza avere diritto di recuperare, e questo non va bene. Quindi che senso ha pignorare la casa? Nessuno? Non ci sono alternative, perché fra l'altro è un obbligo di legge, cioè l'amministratore è obbligato per legge ad avviare la procedura esecutiva, anche se economicamente non conviene, a meno che l'Assemblea non lo autorizzi a non procedere, come spesso oggi conviene, e cioè di fronte alla palese incapienza del bene a soddisfare i crediti, ecco, credo che non varrà la pena di procedere. Questo significa ancora una volta che gli altri devono pagare per il moroso. Voi avete fatto un contratto di mandato qui in Veneto? Abbiamo steso un contratto tra amministratore e condomini e amministrati per dare visibilità alle regole e alle obbligazioni che competono all'un soggetto, cioè da una parte l'amministratore e dall'altro ai condomini, in modo da far chiarezza sulla natura e sulla qualità dei rapporti fra questi due soggetti, che stipulano fra di loro un contratto, si chiama appunto contratto ad amministrare, ed è bene che le regole siano chiare, in modo che non ci siano equivoci da una parte e dall'altra. Valvole termostatiche è un botto per chi le deve installare obbligatoriamente, però è un botto che poi viene in qualche modo ammortizzato. Sì, è un botto, nel senso che è una spesa straordinaria anche abbastanza rilevante, però gli studiosi, i termotecnici, ci insegnano che nel medio-lungo periodo la spesa viene ampiamente ammortizzata e si realizza un risparmio energetico. Ad ogni modo, è una norma europea
recepita dall'Italia nel 2014 con un decreto ministeriale 102 e non possiamo fare a meno di farlo. E non si può fare a meno di avere l'amministratore quando le unità superano 4, giusto? No, con la legge nuova è cambiato, devono essere più di 8, però l'amministratore è utile, dal mio punto di vista, anche quando le unità sono 2, perché o i condomini vanno d'accordo, e questo non è semplice, o ci vuole un soggetto terzo, un professionista che conosce bene la materia, che sa risolvere i problemi e dare le indicazioni giuste perché tutto funzioni al meglio. Una sala da musica straordinaria e speciale. Come speciale è stata l'occasione del concerto di musica lirica dedicato all'isola che c'è, l'associazione Hospice Pediatrico Padova Onlus alla Basilica La Rotonda di Rovigo. Signora, lei è una mamma e sa che cosa vuol dire l'isola che c'è, è un'isola che c'è. Sì, certo, l'isola che c'è è l'associazione che è nata per sostenere l'Hospice Pediatrico di Padova, che è per noi appunto un centro di eccellenza, il nostro punto di riferimento, il punto dove noi troviamo le risposte ai nostri problemi, noi che abbiamo figli con malattie che non possono essere guarite, però possono essere curate. E ci vogliono fondi? Ci vogliono fondi come per tutte le cose, perché che ci piaccia o no, insomma i soldi servono, serve anche una cultura diversa, ma servono anche i soldi per poter avere sempre il personale necessario, per acquistare gli strumenti che servono affinché il servizio sia sempre al top. Quanto questo dà coraggio ai genitori? È una bella forza, perché il fatto di sapere che tu 24 ore su 24 puoi trovare il tuo medico che ti risponde, e il fatto che se il bambino sta male hai un centro dove puoi essere subito capito e assistito, e c'è un'equipe che può venire anche a casa tua, e insomma tutto questo quando ci si trova di fronte a situazioni complesse come quelle dei nostri figli è qualcosa che ti dà serenità, che ti dà fiducia, che ti dà la forza di ricominciare, di mettersi in cammino ogni volta che poi ci si atterra e dopo ci si tira su. Un programma articolato e versatile con la partecipazione del soprano Giulia Pattaro, del tenore Antonio Cervato e del tenore Matteo Curtarello, accompagnati dall'organista Lorenzo Carniello e dal coro Pueri e Juvenes Cantores di Falambruzzo in provincia di Udine. La particolarità di questo coro è che di tutte le età, e tutte le età che vengono rispettate anche nelle scelte interpretative. Sicuramente, sì, questo coro nasce appunto come Pueri Cantores, per cui l'età è stata dall'inizio quella dei bambini in età compresa fra i 5 anni e i 13-14 anni, via via poi il coro si è evoluto come avete potuto vedere, però ha mantenuto questa caratteristica, quindi i ragazzi che fanno ancora parte dei Pueri Cantores vanno seguiti talvolta con un'attenzione diversa rispetto alle voci più mature, che sono quella appunto degli Juvenes Cantores e del gruppo che avete sentito questa sera. Ecco, è molto importante la scelta del repertorio proprio per motivare i ragazzi stessi e per valorizzare anche la vocalità particolare che hanno le voci bianche in questa fascia d'età. Giulia, il soprano, e ci tieni a che sia il soprano? Sì, cioè nel senso che molte volte si sbaglia, si dice la soprano, però si intende proprio il registro vocale, che è quello del soprano, diciamo. Una professionista, una carriera in ascesa, quindi ci sono delle voci giovani della lirica italiana? Sì, sì, ce ne sono tante e ci sono tanti ragazzi appassionati e molto bravi anche, molta, molta gente proprio brava, brava, che merita veramente di andare avanti e continuare. Con Antonio e Matteo canti spesso, e cosa ne pensi di questi due? Abbiamo visto un po' dietro le quinte, c'è un'amicizia. Sì, beh, Antonio lo conosco da veramente molto tempo, da più di 10 anni diciamo, abbiamo fatto il conservatorio assieme, abbiamo praticamente iniziato assieme, poi ognuno ha fatto un po' ha avuto la propria strada, però poi ci troviamo spesso a cantare assieme, sempre con gioia, insomma, ci divertiamo molto, diciamo che è molto bello ritrovarsi in queste occasioni.
tu hai una specializzazione in canto barocco rinascimentale. Sì, che ho preso al Conservatorio di Vicenza. E che musica è? Cioè, musica affascinante, perché proprio questa specializzazione? È molto affascinante quel repertorio, è veramente... Non che il resto non mi piaccia, perché il mio primo amore è stata proprio la lirica, insomma, mi sono diplomata in canto lirico qui a Rovigo. Però torni indietro, no? Dopo il gregoriano arrivi al rinascimentale, al barocco, è un po'... Sì, dopo la lirica ritorno indietro. È un repertorio, diciamo, che secondo me è proprio una specializzazione quello, cioè per cantarlo bene bisogna sapere, cioè è molto difficile come repertorio, però è veramente molto molto bello. Antonio, ma è vero che insomma Matteo voleva fare il cantante moderno? Matteo voleva fare il cantante moderno, è venuto da me, si è fatto sentire e io gli ho detto: ma sei veramente sicuro che vuoi fare questo? E quindi io penso che spesso ci sono delle cose che c'è bisogno sempre di qualcuno dall'esterno che magari possa aiutarti, accompagnarti e fare una ricerca dentro di sé. Infatti è stato bello questo percorso con lui, che è iniziato 3 anni fa e sta continuando, che è proprio quello di trovare la propria vocalità e andare oltre magari a quello che lui credeva di riuscire a fare e tirare fuori tutte le potenzialità che insomma nel tempo sono sicuro che verranno fuori. Parlando di te, tu sei insegnante ma sei anche un tenore sempre più in ascesa. Questo vuol dire che il canto lirico italiano ha degli interpreti nostrani? Sì, ci sono le voci, ci sono noi giovani, veramente studiamo tantissimo, facciamo tantissimi sacrifici e spesso questo le persone che non sono dentro in questo mondo non lo sanno, però è un mondo molto difficile, si studia molto, è fatto veramente di tante rinunce, per cui sì, ci sono le voci e speriamo insomma. Un professionista che canta con dei dilettanti tra virgolette, uno potrebbe dire: ma come mai? Ma io penso che quando si fa musica a tutti i livelli, con tutti, e io amo cantare in qualsiasi occasione, che sia, basta che sia musica, per cui io penso che non sia tanto l'ambiente che fa il cantante, ma è il cantante che ama cantare. Matteo, tu nella vita sei biologo, però da cantare sotto la doccia al cantare da professionista. È stata una scoperta, non lo credevo. Posso dire che a me da piccolo è sempre piaciuto tanto cantare. Infatti quando ho incontrato Antonio, il mio maestro, lui mi ha detto: ma tu sei sprecato per fare canto moderno, dovresti fare lirica. Infatti io mi sono ricordato che da piccolo anche la mia maestra di canto alle elementari mi diceva: Matteo, tu devi cantare da solista perché hai una bella voce, è grossa e devi fare il solista. Sei più biologo o tenore? Beh, a me piace anche il mio lavoro perché comunque facendo il biologo aiuto un po' la causa dell'ospedale ed è un po' legata anche alla causa dell'associazione. Tra l'altro, come avete potuto vedere questa sera, anche il nostro organista è un medico, diventerà medico, quindi secondo me la cosa bella è che entrambi queste due mie passioni, una che è il mio lavoro di tutti i giorni, una è il mio lavoro delle ore buche della giornata, sono comunque cose che spero possano trasmettere il grosso amore che ho per le persone e per la vita. Fare l'organista ci vuole anche una prova di grande atletismo, abbiamo visto che correvi su e giù dall'organo alla chiesa. Sì, indubbiamente è stata una serata molto, molto complicata anche per le prove, che noi siamo qui da diverse ore, perché quell'organo di cui è stato parlato troppo poco questa sera, secondo me è veramente un oggetto prezioso e un tesoro che c'è in questa città, che andrebbe molto valorizzato con spettacoli tipo questo, eventi tipo questo. Che tipo di organo è? È un Callido, che è un organaro veneziano, è il numero 34 questo in particolare, è costruito nel 1761, quindi un reperto molto storico, incastonato anche in un mobile meraviglioso, come si dice, circondato da dipinti, e poi è stato restaurato a metà degli anni 50 da una ditta padovana che ha finanziato l'impresa. Un'emozione suonarlo?
Decisamente sì. Tra i brani proposti, tre composizioni contemporanee di Sonia Fargiani. Nina Nanna composta proprio per questa serata, a chi pensava quando l'ha composta? Musica e parole, quindi una novità anche per la sua attività di compositrice. Ho già composto altre, diciamo, canzoni, e questa pensavo intanto ai bambini in difficoltà, perché sono qui proprio per questo stasera. E poi quando si parla di Nina Nanna, si scrivono Nina Nanna, comunque si pensa anche ai propri figli quando erano piccoli. E quindi sì, diciamo che penso che sia stata abbastanza giusta per l'occasione, abbastanza buona. L'ho pensata anche per il periodo natalizio, senza però che il testo fosse troppo, diciamo, vincolato. Lei è commossa? Era commossa anche mentre esibivano, si interpretavano? Sono molto commossa, ti dirò che prima non riuscivo nemmeno a guardare i cantanti, perché ero terrorizzata più di loro, letteralmente. Lei è anche poetessa, la poesia è nelle parole, nella musica, o è comunque una forma di poesia che si esprime in modo diverso? Beh, la poesia ha una musicalità, perché la poesia cioè, implica un ritmo, anche se sono versi sciolti, e quindi ha una propria musicalità. Infatti io ad esempio ho anche musicato, mi sono ispirata per altri brani anche delle poesie di Neruda. La poesia dovrebbe richiamare la musica in qualche modo. La musica è una dolce carezza? La musica non è una dolce carezza, la musica è una cosa importantissima. Cioè, la musica è vita, la musica è anima, la musica penso che sia veramente tutto per me.